giovanissimi dell'FC Senise vincono la gara 1 di eliminazione nazionale girone 7 contro il Cisternino per 5-3. I ragazzini terribili di mister Franco Vozzi, dopo la vittoria del campionato regionale, continuano a vincere anche in gara 1 contro i brindisini. Una vittoria costruita tutta nel primo tempo, con gli ospiti che hanno approcciato male l'incontro e i senisesi che ne hanno saputo approfittare. Nella ripresa si è registrato il ritorno della squadra pugliese con il calo fisico dei locali, che però hanno fatto tutto il resto. Andando alla cronaca, dopo un tentativo al terzo di tagliente neutralizzato dall'ottimo Guerriero, sono i senisesi che fanno la partita e al quinto Chiorazzo sfrutta un errore difensivo e batte Pinto. Al decimo raddoppio ancora di Chiorazzo su passaggio di Iorio. Gli ospiti non sembrano in giornata, mentre i senisesi iniziano a crederci. E al tredicesimo Iorio gira a rete un passaggio in profondità di Capalbo, portando il Senise sul 3-0. I pugliesi sono messi alle corde. Nel giro di un minuto ancora Chiorazzo dalla distanza e poi Iorio falliscono il possibile 4-0. Ci prova Capalbo per i senisesi, ma il tiro esce di poco. Subito dopo Miulli dalla distanza impegna Guerriero. Al diciannovesimo ancora un'occasione per Iorio, che approfitta di un errore difensivo, ma poi a tu per tu con Pinto fallisce la rete. Quarto gol dei sinnici, che arriva al ventitreesimo sempre con Iorio, che spinge a rete una corta respinta di Pinto su tiro di Capalbo. I pugliesi non ci stanno e nel finale di tempo hanno la forza di accorciare con tagliente, chiudendo sul 4-1 il primo tempo. La ripresa si apre con i pugliesi pronti alla rimonta, i senisesi a respingere ogni assalto. Al primo ci prova Muili con un tiro dalla distanza deviato in angolo da Guerriero. Al quarto tagliente ci riprova, ma Guerriero fa buona guardia. E dopo alcuni tentativi da ambo le squadre, con il Senise che centra la traversa all'undicesimo, con Capalbo la partita si riaccende al diciassettesimo, quando tagliente trova il gol del 4-2. Passa un minuto e sempre tagliente centra il palo. I senisesi rispondono con Capalbo, ma Pinto respinge con i pugni sulla ripartenza e ancora tagliente centra il palo e fallisce il possibile 4-3. Il gol però arriva per i pugliesi al ventitreesimo, sempre con tagliente, servito ottimamente dalla domanda. Finale incandescente che vede nel minuto di recupero Capalbo segnare il gol del definitivo 5-3 per il Senise. Per come si era messo nel primo tempo, a dire la verità, anch'io speravo in qualcosa in più. Purtroppo devo dire che ci sono anche gli avversari, che poi c'è stato un loro ritorno e quindi abbiamo faticato un pochettino la seconda parte della partita. Però il primo tempo io pensavo di fare di più, di fare meglio. Visto come era andata la situazione, siamo andati pure sul 4-0, quindi mi aspettavo qualche cosina in più nel secondo tempo. Però onesto, purtroppo io non ho molti cambi, avevo anche uno squalificato importante. E quindi al secondo tempo ci sta che i ragazzi hanno tirato poi in rem in barca. Adesso la qualificazione si gioca tutta in trasferta, due gol di vantaggio, però diciamo che alla fine una prova di maturità per questo Senise è arrivata anche oggi. Ma intanto devo fare i complimenti alla società, a tutta la comunità di Senise per aver portato due finali regionali a Senise, che non è cosa da poco. Ora ci stiamo giocando la fase finale, diciamo, per andare a fare i nazionali, le finali nazionali. Speriamo in bene, io ci spero molto, perché dal primo tempo, visto il primo tempo, abbiamo avuto le possibilità, le carte negre per potercela fare. Se poi le cose dovessero andare diversamente, ringrazio comunque i ragazzi anticipatamente per tutto quello che hanno fatto durante tutto l'arco dell'anno, per tutto il campionato che abbiamo fatto e per quello che faremo in futuro, perché siamo una realtà importante della Basilicata. Mister, una sconfitta forse figlia di un primo tempo approcciato abbastanza male? Secondo me i ragazzi hanno sentito troppo, perché comunque è la prima volta che sono arrivato fino a questo punto. Ci sta, però io penso che una squadra che vuole andare avanti non può soffrire come abbiamo sofferto il primo tempo, quindi adesso abbiamo la partita di ritorno, meno male che siamo riusciti a fare almeno 3 gol, così la differenza non è tanta, proviamo a recuperare a casa nostra.
Infatti è stata bella la reazione nel secondo tempo, si è vista una squadra più tonica pure a livello fisico rispetto agli avversari che invece nella fase finale hanno perso un po' la tonalità fisica. Senti, là che non riesco a capire perché non può dare un primo tempo come ha dato e il secondo tempo crescere. Cioè, quindi calo fisico non è, secondo me è una cosa mentale. Ok? E la cosa che mi ha dato più fastidio e che ho parlato con loro è questa, perché comunque si allenano bene tutti i giorni, si allenano con quelli più grandi e non hanno questo atteggiamento. Oggi è successo, comunque complimenti a loro che hanno fatto pure una bella partita e meritano questa vittoria. Devo ringraziare pure loro, l'accoglienza che hanno cambiato pure il giorno della partita, sono stati molto gentili, sono venuti incontro a noi, quindi ringrazio da parte della società a loro.